Buongiorno, questa mattina è successa una cosa inaudita, ve la devo raccontare perché questa qui, guarda, vi giuro, adesso proverò a mandarla alla RAI, perché questa la mando a TG3, la mando a Striscia la Notizia, la mando alle Iene, non si scherza, Allora, ma io dico, guardate... Ma vi rendete conto? Adesso se io ci riesco, perché purtroppo sto facendo col telefonino, io non ho una telecamera. Allora, guardate che cosa cazzo è successo. Guardatelo voi, perché se io lo racconto e non c'è la cosa, l'oggetto, tu dici, Spartero è matto. Allora, guardate. Io provo ad inquadrare, nella consapevolezza di farvelo vedere. Allora, la guardate il cartello stradale, lo vedete? C'è Rieti, poi c'è una freccia a destra dove indica Fara Sabina, indica Borgo Quinzio e guardate bene, c'è una toppa coperta che indicava, indovinate un po' che cosa? Indicava Nerola. Allora, hanno attappato, ragazzi, ma vi rendete conto? Hanno chiuso Nerola, l'abbiamo cancellata dalla cartina geografica. Ma io dico, ma stiamo scherzando? Cioè, Sabina, tu che sei sindaco di Nerola, per favore, quando avrai un attimo di tempo, bisogna che ti informi pure su questa cosa, perché questa è una cosa di una gravità inaudita. Guardate, ho fatto appena 60 metri. Sto raggiungendo praticamente il bivio di Borgo Quinzio. Lo vedete lo spazio vuoto tra Borgo Quinzio e Scandriglia? Io penso che voi ci avrete fatto caso. Ecco, lì c'era il cartello di Nerola. Praticamente l'hanno tolto. Hanno tolto il cartello di Nerola. Cioè, Nerola non esiste più dalla carta geografica. Ma scusate l'ignoranza, porca puttana, scusate l'ignoranza, ma quando è accaduto a Codogno, a me non mi sembra che hanno tolto i cartelli, perché guarda caso gli inviati che facevano i servizi per le varie testate, per i TG e quant'altro, si mettevano proprio dietro al cartello dove c'era scritto proprio il paese. E non l'hanno mai tolto. Ma come è possibile pensare di andare a tappare Nerola e togliere addirittura la scritta Nerola? Ma ci stiamo impazzendo! Ma come? Ma lì c'è il ticket, c'è il blocco qui, dopo Borgo Quinzio, fermano tutti. Ma che senso ha andare a cancellare Nerola? Cioè, voi volete cancellare un paese, perché questo è... Tanto non si passa, stiamo tranquilli, lì c'è il blocco. Ma come cazzo fate a levare i cartelli? Ma come mi viene in mente? E questa io farò una denuncia. Se tu stai guardando, Sabina, ti prego, lo so che tu hai altri cazzi molto più importanti di questo, ma se permetti, questa è una cosa di una gravità, cioè è una stupidaggine ma nello stesso tempo di una gravità inaudita. Che cosa volete dimostrare attappando la scritta Nerola e togliendo il cartello Nerola? Che cosa volete? Non volete essere disturbati? Cioè, la gente lo sa che non ci deve andare a Nerola. Ma che cazzo state facendo? Questa è una pazzia totale. Sabina Granieri, sindaco di Nerola, quando hai tempo pensaci tu. Io voglio fare questa denuncia e guardate, adesso non mi ferma nessuno, la manderò a Striscia l'Immondizia, a Striscia la Notizia, la manderò alle Iene e la manderò anche al TG, vediamo se qualche pazzo ci possa fare un servizio, perché questa è grossa proprio. Nello stesso tempo vi dico... Il nostro servizio poi sarà rimandato ovviamente su www.telechico.blogspot.it. Quindi per il momento da Borgo Quinzio è tutto. Accade anche questo, io vi tengo sempre informati, amici miei. Ciao, ma sono arrabbiatissimo. Ciao.